Allora, io mi chiamo Armanda, vengo dall'Albania. La nostra storia, diciamo, come famiglia parte con il problema di tumore di mia figlia. Parte un anno fa. Allora, noi siamo arrivati a Monza a giugno del 2022, dove ci hanno fatto l'operazione. L'operazione è andata benissimo comunque per loro, sono riusciti a ripulire tutto il tumore e ci hanno detto, anche se sospettavano un tumore benigno, di aspettare 6 settimane per avere una conferma da Roma. Abbiamo aspettato 6 settimane, ci hanno detto che abbiamo scoperto un tumore che si chiama ETMR. Tumore embrionale multistratificato rosè. È un tumore molto raro, con 300 casi in tutto il mondo. E appena hanno scoperto questo tumore qua, da Monza ci hanno trasferito all'Istituto dei Tumori. Trattandosi di un tumore raro, ci hanno detto che il centro migliore per seguire questi tumori qua è l'Istituto Nazionale dei Tumori. La prima volta che mi hanno parlato di Lilte, proprio nei primi giorni di ricovero della bambina, sapendo che stiamo parlando di una famiglia che viene dall'estero, sicuramente hanno pensato di chiederci se abbiamo una sistemazione, se abbiamo bisogno di qualcosa. Mi hanno dato un contributo economico perché in quel momento nessuno di noi due stava lavorando e mi hanno detto che abbiamo pensato ad una casa vicino all'ospedale per ospitarvi nel frattempo. Infatti, sinceramente, in quel momento è stata la mia domanda fissa era dove andiamo a vivere in questo momento, perché io non sapevo che era questo servizio. E quando mi hanno detto che la possiamo ospitare, per me è stata una grande liberazione, perché a parte la malattia della bambina, dicevo, noi adesso dove andiamo? Appena mi hanno detto che noi abbiamo una casa per lei, a me bastava anche un letto, però io sono stata molto felice di questo. A dir poco mi sono sentita sollevata, mi hanno sollevato di un grande peso dalle spalle in quel momento. Non era da poco, a dire la verità, non è una cosa da poco. Allora, io capisco che questa impresa non è un'impresa che si può fare da solo e che dietro la vostra associazione ci devono essere tante persone che aiutano e fanno possibile che noi possiamo rimanere qua, essere assistiti, aiutati. E io, a parte ringraziare queste persone che vi aiutano e vi permettono di aiutarci, vi direi di continuare ad aiutare a fare donazione alla LIL, perché in questo modo danno possibilità a famiglie come noi che si trovano in un momento molto brutto della loro vita, senza nessun sostegno, sono costrette a lasciare la loro casa, il loro paese e venire a trovare una speranza di cura in Italia, a Milano. Ma senza una casa, senza un sostegno, questo non sarebbe possibile. Volevo ringraziarli e chiedergli di continuare a aiutare a donare per la LIL, così altri bambini come mia figlia, Anna, possono avere le cure necessarie.